Benvenuti a tutti Logistics and Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si realizza una miniatura, ovvero un thumbnail di una immagine. In particolare noi abbiamo questo formato, l'HEIC, che è il formato utilizzato per esempio da Apple e poi vediamo è stato utilizzato anche da Canon. Praticamente se si fanno le foto con l'iPhone viene fuori questo formato HEIC. Allora andiamo a vedere che cos'è. Molto semplicemente significa High Efficiency Image File Format. Vedete, viene introdotto dal gruppo, no? Il Moving Picture Expert Group, quello che ha creato l'MPEG, e viene utilizzato, vedete qui, in iOS 11, nell'iOS 11 e anche da Canon. Questa è una breve scheda, se volete la leggete. Che cos'è? È un formato di immagine abbastanza compresso. In questo caso la nostra immagine di esempio occupa 3,4 MB, ma noi vogliamo creare una miniatura che occupi molto poco. Lo facciamo con GIMP, è un programma multipiattaforma, GIMP, che può essere installato nella maggior parte dei sistemi operativi. Vediamo come si fa, è molto semplice, il video durerà pochissimo. Andiamo nel menu File, facciamo apri e nella nostra scrivania apriamo appunto il nostro esempio foto.hic. Vedete che lui ci dice già che per esempio è 4032 pixel per 3024, quindi una, diciamo, dimensione abbastanza rilevante. Facciamo apri. Vedete, ci darà un pannello con informazioni molto tecniche, non è il nostro mestiere, vedete, però ci chiede se vuole cambiare il profilo del colore. Se noi vediamo, ci sono tutte queste informazioni tecniche, cioè si può fare un rendering differente, vedete, percettivo, colorimetrico relativo, saturazione, colorimetrico assoluto, ma non è il nostro mestiere, quindi noi lasciamo fare questo cambio di profilo, gli diciamo converti, lasciamo fare tutto automaticamente a GIMP. E vedete che quando il formato HEC è decompresso, questa foto viene fuori 113 MB, vedete? Compresso, diciamo, era 3,4 MB e pensate un po', decompresso viene 113 MB. Ovviamente noi dobbiamo fare una miniatura, quindi deve, diciamo, occupare pochissimo spazio nel nostro hard disk, nelle nostre memorie di massa dei telefoni. Andiamo subito nel menu Immagine, andiamo nell'opzione Scala immagine e gli diciamo ad esempio 320 pixel, vediamo come viene fuori, ma diciamogli anche, vogliamo dire 480, vediamo come viene fuori. Vede il notissimo formato 640x480, quindi è molto più piccola dell'originale, ma noi abbiamo necessità di risparmiare spazio. Facciamo scala, vediamo lo sta facendo, diamogli un po' di tempo, vedete, vede più piccola, con Ctrl rotella sta facendo lo zoom con GIMP, è molto più piccola, cioè abbiamo perso la definizione, ma comunque è ancora visibile, è intellegibile. Questa sarà soltanto una miniatura, un thumbnail. Andiamo subito ad esportarlo, menu File, voce appunto esporta come, e in questo caso gli cambiamo ovviamente il formato, non è l'HIC, diciamo il JPEG, il più compresso che c'è. Foto JPEG, JPG.JPG, esporta e vedete che qui ci lascia scegliere il livello di compressione, diamogli una qualità al 35%, cioè diminuiamo ancora la qualità. Non solo abbiamo diminuito la dimensione, ma diminuiamo la qualità, non è al 100%, ma al 35%. Togliamo tutte queste cose così forse risparmiamo un pochino e facciamo esporta. Riduciamo immediatamente il nostro programma di fotoritocco, la prendiamo e vediamo che cosa è successo. Vedete, la nostra foto è venuta di 58 addirittura kilobyte. Lo rivediamo un attimo, 58 kilobyte, è stata fatta oggi alle 11:27. Allora, mentre il formato, diciamo, compresso, però a dimensioni regolari era 3,4 MB, vedete che la nostra miniatura diventa 58 kilobyte, c'è un risparmio molto grande di oltre 3 kilobyte, di oltre 3 MB, chiedo scusa. Se lo doppio-clicchiamo, vediamo che ancora questa foto è comunque intellegibile, può essere usata come miniatura senza occupare tanto spazio all'interno del computer. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti di averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.